Sì, ma io non è stato per una questione, credo io, dei giocatori. Cioè io, la mia prima idea è portare un giocatore in più, in centrocampo, con capacità di arrivare anche nei corridoi, nelle corsie laterali, dove il nostro avversario porta tanta gente, che ha tanta intensità, mobilità, un buon lavoro, e allo stesso tempo. La questione di Nicola, che aveva parlato con lui, è un giocatore che è quello che corre di più in alta intensità in tutte le partite. Per questo abbiamo preso una decisione iniziale di cercare di spremiare al massimo, anche per gli impegni che abbiamo davanti, un minutaggio. Dopo, nella nostra costruzione, abbiamo preso una decisione anche di avere una costruzione, con due centrali, i due terzini, un po' più in largura, perché i tre davanti cercando di far sì che i tre davanti che il nostro avversario potessero correre in tutta ampiezza, e dopo di uscire di quella pressione lì, sia con Federico sia con Mauro, tantissime situazioni uno contro uno dove loro con un po' di spazio potevano creare difficoltà. Purtroppo non è uscito così. Abbiamo fatto diversi sbagli nell'inizio di costruzione, anche difensivamente, in un blocco che medio-medio-basso, dove avevamo diversi giocatori in superiorità quasi sempre numerica. Noi abbiamo fatto le migliori decisioni, questo ci ha condizionato il resto della partita. Abbiamo dovuto prenderci altre decisioni durante il secondo tempo, che ci ha portato a spingere, avere un dominio sul nostro avversario, cercando di pareggiare e fare la rimonta. Abbiamo stato molto vicino a quello. Quello non è successo. Gli ultimi 10 minuti, un po' più con i rischi che abbiamo preso, abbiamo dato più spazio anche ai nostri avversari per avere le sue transizioni, e purtroppo non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo. Comunque la squadra è una squadra che ha lavorato molto, con grandissimo spirito, e per questo ci lascia un po' triste per non riuscirci a fare i risultati che volevamo.